Iniziare quella che è la prima vera e propria gara in casa della Marca Futsal, quest'oggi in completa tenuta rossa. Iniziano con Wilhelm Bertoni a dialogare subito. Nora, Bellomo e Miraglia sono il quintetto che è sceso in campo ad iniziare questa gara. Poi andremo a conoscere anche i giocatori del Cagliari. Intanto cominciano a dialogare e a fare la prima fitta rete di passaggi i giocatori in maglia rossa, ovvero i giocatori della Marca. Bertoni sulla fascia destra prova a salire. Un tiro che Nora manda dopo pochissimi secondi dall'inizio, appena fuori della porta del Cagliari, porta difesa da Redivo. Può provare a ripartire il Cagliari, che viene subito pressato appena fuori della propria area dagli avanti della Marca. Cominciano subito a pressare gli avversari, cominciano subito a cercare di creare pericoli. Sono passati solo pochissimi secondi dall'inizio della gara stessa e già abbiamo assistito al primo tiro di Nora di pochi centimetri fuori dal palo di destra del portiere Redivo. Ancora la Marca in avanti, Wilhelm porta palla, vede il compagno dall'altra parte, poi decide di fermarsi, dare a Bertoni che glielo restituisce. Ancora col tiro che finisce addosso a Bellomo, forse un po' troppo forte, non può controllarlo Bellomo e nulla di fatto in questa azione, ma già andiamo a segnare nel nostro taccuino due azioni nell'arco di pochi secondi in apertura. Il numero 9 Cavalcante tiene palla adesso per il Cagliari, poi decide di passarla a Rufine per Zancanaro. Giubaschi, la palla poi finisce fuori. Miraglia al recupero della palla stessa e il signor Malfer di Rovereto indica la posizione da dove deve essere battuta. Può ripartire la Marca con Wilhelm e Nora. Lancio lungo, non trova però l'altezza giusta per far arrivare il pallone con questo lancio, ma sbaglia il passaggio indietro, Zancanaro ne approfitta, Bertoni che guadagna un calcio d'angolo subito. È trascorso un minuto e mezzo circa dall'inizio della gara e siamo con la Marca che attacca a testa bassa, già da subito vuole chiudere l'avversario nella propria area di difesa. Lanciano tra il pubblico il pallone i difensori del Cagliari, un po' frastornati per questo inizio velocissimo e fortissimo della Marca. Bertoni sul pallone, li mette in gioco, anzi lascia il pallone lì, lo lascia a Nora che esegue la rimessa, poi Wilhelm finta il tiro e lancia in mezzo a Bellomo, Bellomo glielo ritorna, c'è calcio d'angolo perché c'è stata una deviazione. C'è stata una deviazione, l'arbitro ha visto e ha concesso immediatamente, fermando quella che poteva essere la ripartenza del Cagliari. Calcio d'angolo quindi, se ne incarica Bertoni di andare alla battuta. Subito per Bellomo che tira di sinistro ma troppo alto, colpisce la palla troppo sotto, finisce alta, lontana dalla porta di Redivo. Ancora la palla a pressare, riesce a mettere il piede Bertoni sul pallone che stava davanti al difensore del Cagliari, ruba palla ancora, molto attivo Bertoni in queste prime fasi di gara. Wilhelm tocca indietro per Nora, Nora gira a Bertoni, forse un po' troppo forte, non riesce a controllare Bertoni. Comunque un spettacolo molto bello da vedere in questi primi minuti. Prova il Cagliari a ripartire, la palla però è entrata in campo, ha preso una traiettoria strana, è uscita senza che nessun altro attaccasse, quindi è regalata la rimessa alla Marca. Battuta subito da Bertoni, Nora, Wilhelm, ancora Bertoni, ancora indietro, chiede il fallo, non fischiano gli arbitri, si prosegue a giocare. Comunque Bertoni era stato caricato a nostro avviso irregolarmente da dietro. Nora in possesso di palla per Bellomo dall'altra parte, indietro a Nora, Nora si gira, poi riparte Nora sulla sinistra, la mette in mezzo per Bellomo che aveva ritardato un attimo nel seguire l'azione e poi deve uscire con i piedi Redivo per allontanare la minaccia. Il pallone stava finendo sui piedi di Nora ed era completamente libero, avrebbe potuto creare dei pericoli non indifferenti.
quindi con i piedi riesce ad allontanare la palla e regalando quindi un fallo laterale, calcio d'angolo. Vediamo di capire dove è uscita la palla, vediamo di capire l'arbitro cosa indicherà. Si provvede al recupero della palla stessa, è calcio d'angolo. Wilhelm diretto, il pallone deviato, il suo tiro deviato da un giocatore in maglia blu, e quindi ancora corner dall'altra parte. Wilhelm in questo caso a incaricarsene. Indietro a Nora, Nora posizionato da solo in centro, restituisce il pallone a Wilhelm. Bertoni gira per Bellomo che non ci arriva sul passaggio di ritorno del compagno. Può ripartire il Cagliari. Bertoni immediatamente a contrastare il portatore di palla in difesa del Cagliari, finisce però per deviare il pallone che lo stesso aveva lanciato, e quindi il Cagliari porta la squadra oltre la metà campo tentando di portare un'azione d'attacco. Pallone che è uscito, ancora il Cagliari che riprenderà il gioco con una rimessa. Cade Bertoni, ha subito un colpo nel contrasto, anzi no, non è Bertoni a terra. Bertoni lo vediamo in piedi proprio dietro l'arbitro in questo momento, non riusciamo a vedere il volto del giocatore. Per esclusione dovrebbe essere Bellomo, quindi Bellomo a terra adesso per il colpo ricevuto. Gli stanno portando le cure del caso, stanno vedendo di rimetterlo in piedi per fargli proseguire questa gara. Si è trattato di uno scontro di gioco normale, non c'era né cattiveria né fallo da parte di nessuno dei due giocatori coinvolti. Si rialza Bellomo un po' dolorante, vediamo che si va ad accomodare in panchina, cede il suo posto e fa quindi anche il suo debutto in questo palazzetto dello sport Patias, ex giocatore del Montesilvano che da quest'anno milita con le maglie e i colori della marca. Può ripartire il Cagliari con il suo numero 3 Zancanaro, ma difende la marca Nora e Bertoni attivissimo in queste prime fasi, sta creando grossi pericoli e grossi grattacapi alla formazione avversaria, impensierendo sempre il portatore di palla e contrastando ogni azione. C'è una deviazione anche in questo caso, è calcio d'angolo. C'era una deviazione sul tiro del giocatore in maglia azzurra, il cagliaritano, e quindi calcio d'angolo che verrà regolarmente battuto. Chiama i compagni a posizionarsi secondo uno schema, passa a Giubaschi gira a Zancanaro, la palla ritorna a Giubaschi, ancora Zancanaro e poi indietro a Redivo. Giubaschi controlla la palla ma finisce col perderla, Patias riesce a rubargliela, Bertoni, Wilhelm, Nora. Ed è Nora che prova ad andare al tiro, però prende di esterno il pallone, non riesce a dargli imprimergli la traiettoria che avrebbe voluto, finisce fuori alto. Nel frattempo l'azione era già ripartita, un'azione che poi è terminata con il pallone nelle mani di Miraglia. Wilhelm, Patias restituisce il pallone a Wilhelm, ma non in modo molto giusto, o per il ritardo di Wilhelm o perché non ha guardato la posizione del compagno. Fatto sta che hanno riguadagnato la palla i giocatori del Cagliari, che però la perdono immediatamente facendola finire a fondo campo. Miraglia la può riprendere e ripartire dandola a Nora con il gioco per i giocatori della marca. Duarte, Nora, Patias, ancora Nora, gira per Wilhelm, restituisce al centro Duarte, il portiere chiama con i pugni e toglie il pallone da sopra la testa di Patias, ma ancora Duarte riesce a metterci un piede, a sventare la minaccia. Intanto sono dei cambi anche nella formazione ospite, sono entrati Serginho Alves Carneiro, e vediamo di capire, il numero 8 è Muñoz. Intanto pallone lungo subito per Serginho. Cambi anche nella marca, entra Belsito,
anche lui fa il suo debutto in questo palazzetto dello sport, riceve il pallone proprio in questo momento qui sotto la nostra postazione, gira subito per Nora dall'altra parte che gli restituisce subito il pallone Patias lo dà sulla destra, però non trova Duarte, regalando quindi un pallone agli avversari. Prova a ripartire il Cagliari, finisce per guadagnare una rimessa laterale il numero 8 Muñoz, si carica di battere alla Giubaschi, rimesso il pallone in gioco per il proprio capitano Asker, il numero 2 della formazione cagliaritana in maglia azzurra, maglia blu, marca ancora che può ripartire Duarte finta il passaggio, poi aspetta la sovrapposizione con Nora. Patias cerca di superare l'avversario, gli tira il pallone addosso, la palla esce dalla linea laterale, sarà quindi a rimessa laterale o forse calcio d'angolo, vediamo di capire l'arbitro che era sicuramente meglio posizionato di noi da che punto farà battere questa ripresa, ma poco cambia perché sostanzialmente siamo sempre all'altezza del calcio d'angolo, batte dal dischetto del calcio d'angolo, viene deviato di testa, sarà ancora di nuovo calcio d'angolo, ancora Duarte quindi che va a riposizionare il pallone e questa volta batte per Patias che prova il tiro che esce di un metro abbondante alla destra di Redivo. Cagliari che prova a portarsi in avanti, finora nessun intervento degno di nota da segnalare per Miraglia, un paio di pericoli corsi per la porta di Redivo in queste prime fasi, sono trascorsi in questo momento circa 6 minuti di gioco nel primo tempo, ricordiamo sono 20 effettivi da giocare in due tempi, quindi 40 totali ed effettivi. Duarte adesso in possesso di palla, Nora, Belsito prova il tiro, prova un pallonetto che stava sorprendendo forse Redivo che ha dato un colpo di reni e l'ha toccato il pallone, dice l'arbitro, l'ha deviato, quindi calcio d'angolo. Il signor Malferra di Rovereto ha dato questo calcio d'angolo per la deviazione, intanto c'è Nora che prova a deviare, la palla battuta da Duarte non ha fortuna, non trova lo specchio della porta. Può ripartire Redivo da quest'altra parte per Cerutti, prova a servire Muñoz ma poi la palla finisce ancora fuori, vengono costantemente pressati in questa prima fase di gioco nella propria area di porta, nella propria metà campo i giocatori del Cagliari. C'è un fallo commesso dalla marca su Cerutti, è stato commesso da Patias ed è il primo fallo di questa gara, ce ne sarebbe stato un altro poco fa su Bertoni, non fischiato dagli arbitri o quantomeno non l'hanno rilevato come tale. Scontro tra Duarte e Muñoz continua a mantenere il possesso di palla, poi riesce a cederla a Cerutti supera la metà campo, la restituisce a Muñoz a Duarte davanti a sé, poi decide di girare dall'altra parte, ancora da questa per Cerutti, dialogano Cerutti e Muñoz, prova il tiro ma Duarte intanto in possesso di palla riesce a tirare ma fa buona guardia Redivo che fa ripartire la propria squadra con il capitano al numero 2 Asker, contropiede adesso della marca, si è scaldato in un attimo l'atmosfera qui alla Pala Mazzalovo con questi capovolgimenti di fronte in pochi secondi da una parte e dall'altra tra il Cagliari e Marca Futsal, con azioni che si ribaltavano in pochissimi secondi, hanno infiammato anche il pubblico che ha cominciato ad incitare le panchine che sono proprio sotto di noi. Ruba palla Patias, riesce a salire in mezzo e c'è il gol subito ed è il primo gol, e c'è il primo gol subito di Patias, quindi Patias andiamo a segnarlo, siamo a 7 minuti e mezzo dall'inizio del primo tempo,
c'è questa prima realizzazione, vediamo come risponde il Cagliari. Intanto Duarte fa buona guardia, viene messo giù, chiedono il fallo, non fischiano gli arbitri, ci sembrava anche evidente, strano. Riesce a mantenere il pallone in campo e a portarlo fino a dentro l'area per poi farselo deviare in calcio d'angolo. Bel sito. Entra nel frattempo Wilhelm a riprendere il suo posto. Cercano il pallone nel frattempo che è finito dietro ai teloni posti a riparo dietro la porta. Prova subito il tiro Wilhelm, appena entrato viene servita a lui la palla e prova il tiro che finisce di poco alto sulla traversa. Cagliari che adesso deve inseguire gli avversari, finora c'è stata una pressione costante da parte della marca, ma riparte superando centrocampo tutto solo, guadagna un calcio d'angolo Giubarski. Tutto solo non aveva soluzioni se non quella del tiro, è stata forse la cosa più giusta che poteva fare, tirare incocciando sulle gambe del diretto avversario e quindi guadagnando metri per la sua squadra e un calcio d'angolo a favore della stessa. Prova a portarsi in avanti il passaggio del pallone ad Asker, il numero 2 è servito a impensierire se non altro Miraglia, ma il pallone è finito altissimo. Wilhelm, Belsito, Duarte, ancora Belsito, perde la palla però ai danni di Muñoz che decide di girarla dall'altra parte, arriva poi da quest'altra per Serginho, ancora Serginho che va al tiro ma la prende di esterno sinistro facendola andare esattamente nella direzione opposta di quella che avrebbe voluto il giocatore e quindi nulla di fatto. Ancora cambi in campo per la marca, è rientrato Bertoni. Wilhelm intanto va al tiro e prende una traversa